Nell'ambito del gemellaggio San Sebastiano Martire, Salvitelle Salerno, Roma, Basilica Paleocristiana San Sebastiano fuori le mura, l'Associazione San Sebastiano Martire, in sinergia con la parrocchia e il parroco della chiesa di San Giuseppe San Michele del Quadrivio di Campagna, ha organizzato la tappa di Campagna. Abbiamo intervistato il vescovo che ha celebrato la cerimonia, Monsignor Pasquale Cascio. Monsignore, parliamo dell'importanza della figura di Diocleziano nei confronti di San Sebastiano e poi della serata di questa sera. Diocleziano per noi in questo contesto è importante perché il suo comportamento ha messo ancora più in risalto la bellezza della santità di San Sebastiano, perché Diocleziano si è rivelato uomo di potere e San Sebastiano uomo di fedeltà prima, ma poi soprattutto di fede quando ha dovuto scegliere l'adorazione dell'imperatore Diocleziano o adorare Gesù Cristo, e ha scelto di adorare Gesù Cristo e è andato incontro alla morte. E invece qual è il connubio con questo territorio? Il connubio affonda le radici con le origini del cristianesimo in questo territorio, perché questi martiri, come San Sebastiano, San Vito, pensiamo che San Vito fu martirizzato al Sele, no? Anche San Vito fu martirizzato sotto Diocleziano, 304 d.C. San Vito, San Sebastiano, Santa Lucia, ecco, sono tutti personaggi con cui il nostro popolo si è identificato, soprattutto nella sofferenza e nella prova, e li ha sentiti sempre come i santi ausiliatori, cioè i santi che vengono in aiuto. In questo modo la loro fede cristiana è stata in qualche modo anche sorretta dalla presenza di queste figure di martiri, uomini che hanno sofferto, ma che sono sempre pronti a soccorrere. Per terminare, Monsignore, possiamo lasciare un messaggio di speranza ai nostri telespettatori? Vabbè, innanzitutto dobbiamo venire fuori da questa triste esperienza più forti nella fede, perché il Signore sorregge e libera. Noi corriamo subito alla liberazione. Attenti, la fede cristiana insegna che c'è un momento di prova da affrontare. L'importante è sentirsi sorretti, sostenuti nella prova per arrivare alla liberazione. Quindi più forti nella fede e soprattutto più unite nella solidarietà. Perché ecco, il momento di difficoltà ci unisce, ma poi quando si intravedono le vie di fuga, e lì c'è il pericolo che nelle vie di fughe diventiamo di nuovo individualisti. E le vie di fuga sono le vie che ci portano poi alla liberazione. E no, non è possibile che dopo la liberazione ci dovessimo ritrovare più divisi di prima.